sempre. Ogni volta che ci pareva di aver trovato la risposta a un problema, uno di noi scioglieva sulla parete il nastro dell'antico rotolo cinese sì che svolgesse visibile apparisse l'uomo seduto che tanto dubitava. Io, ci diceva, sono colui che dubita. Dubito che sia riuscito il lavoro che va inghiottiti i giorni, che quel che avete detto, se detto peggio, valga tuttavia per qualcuno, che lo abbiate detto bene, che forse un po' troppo vi siate alla verità di quanto avete detto affidati, che sia ambiguo, per ogni possibile errore vostra sarebbe la colpa. Può anche essere troppo univoco e allontanare dalle cose la contraddizione. Non è troppo univoco? Allora quel che dite è inutilizzabile. Le cose vostre sono inanimate allora. Siete realmente nel corso degli eventi, compresi con tutto quel che diviene? Siete ancora in divenire voi? Chi siete? A chi parlate? A chi serve quel che state dicendo? E, fra parentesi, vi lascia sobri. Si può leggerlo di mattina? È anche congiunto al presente? Le tesi davanti a voi enunciate sono messe a profitto, almeno confutate? Tutto è documentabile? Per esperienza? Di chi? Ma prima di tutto, e sempre, e ancora prima di ogni cosa, come si agisce se si crede a quel che dite? Prima di tutto, come si agisce?